dall'acqua alla vita, dall'acqua alla cultura, il buono della vita. Il viaggio comincia dai ruscelli di montagna, dalle trote. Abbiamo due specie di trote molto importanti per l'alimentazione umana. La prima è la cosiddetta trota iridea, che è quella che si trova nei ruscelli, che viene allevata in acque limpidissime, soprattutto nelle zone montane e pedemontane, perché è un pesce sensibilissimo al livello di ossigeno dell'acqua, quindi ha bisogno di acque purissime per essere allevato. La seconda specie è la trota fario, detta anche trota salmonata. Salmonata perché? Perché quando si nutre di componenti colorate, come potrebbe essere una carota per noi, la polpa assume una colorazione rosata, simile al salmone. Ma un'altra particolarità che la accomuna al salmone, lo vediamo qua, che è quella di essere un pesce che può stare sia in acque salate che in acque dolci. Viene allevato sostanzialmente in acqua dolce perché? Perché in acqua dolce la carne risulta più morbida, più gradevole al gusto, meno aggressiva. Lo stesso si dice per il salmone. Il salmone lo conoscete tutti, è il re dei banchetti, delle feste. Ha questa carne soda, compatta, profumata. Quando lo sfilettate e diventa quel rosato cipria, è già un invito alla gastronomia. Dal signore delle acque andiamo al pesce più consumato al mondo. Si tratta della signora carpa. Da noi viene allevato con criteri di qualità altissima, perché è un pesce che ha un piccolo problema: sta molto sui fondali, quindi se le acque dove si trova a crescere sono non limpide, non perfettamente pure, la carne rischia di prendere dei sapori non perfettamente gradevoli, mentre da noi viene allevata in acque chiarissime ed è una riserva proteica indispensabile per l'uomo. Lasciamo l'acqua dolce e andiamo a tuffarci nell'acqua salata con due protagonisti che conoscono tutti: la signora orata, un pesce dalle carni sapide, quasi speziate, da trattare in cucina in tutti i modi possibili e immaginabili, che viene allevato spesso in grandi gabbie in mare aperto perché ha bisogno di acqua molto salina. Lo stesso vale per la spigola, branzino, pesce lupo, ragno, chiamato in mille modi in Italia perché è il pesce protagonista della pesca pelagica e della storia della nostra gastronomia di mare. In allevamento la spigola ottiene un risultato dal punto di vista gastronomico ancora migliore. Perché? Perché la carne è meno stopposa, è più morbida, l'amarezzatura di grasso che questo pesce naturalmente ha è più equamente distribuita nel corpo dell'animale e quindi quando lo andiamo a trattare in cucina ne abbiamo un enorme beneficio. Qui ecco il re delle cucine, per esempio dell'Adriatico, di tutto il centro del Mediterraneo, è il rombo. Il rombo viene allevato in due specie, sia il rombo liscio che quello chiodato. Per riconoscere quello chiodato basta osservare che ci sono della specie dei bottoni lungo il perimetro dell'animale. La differenza di gusto non è notevolissima, è un po' diversa la consistenza della carne. Il rombo liscio ha una carne più morbida, il rombo chiodato ha una carne un pochino più consistente, più corposa, ha questo sentore proprio salmastro, che è un invito a pensare ai grandi orizzonti del mare. E poi i frutti di mare. Le ostriche sono sostanzialmente di due tipi: ci sono le ostriche piatte, che sono quelle mediterranee, le ostriche concave, che sono quelle più grandi di dimensione, che si trovano soprattutto sulle coste atlantiche. Mentre l'ostrica concava è più polposa, l'ostrica piatta però è più saporita, è più salina, è più ha un apporto di iodio anche un po' superiore. Poi ci sono le cozze. Le cozze sembrano tutte uguali, in realtà ci sono delle piccole differenze a secondo che siano cozze di oceano o cozze di laguna, di mari interni. Gli allevamenti sono estesi in Europa sia sulle coste oceaniche che all'interno del bacino del Mediterraneo, e qui c'è un vanto delle coste soprattutto adriatiche, dove la cozza cresce in maniera felice. Infine le vongole sono le regine dell'estate, tutte le ricette con le vongole danno gioia. Queste sono le cosiddette veraci, raggiungono dimensioni maggiori, quindi in allevamento è preferibile anche dal punto di vista dello sfruttamento economico allevare queste. In realtà la differenza di sapore rispetto ai lupini, a quelle che sono le vongole nostrane, non è enorme, semplicemente queste hanno più carne e le riconoscete dal fatto che
il guscio è leggermente più bombato rispetto alle altre vongole, ma sono una poesia del mare, perché dall'acquacoltura noi riceviamo frutti importantissimi per la nostra nutrizione e soprattutto per il futuro della nutrizione del pianeta.